Buongiorno a tutti i lettori di ZTL Magazine. Oggi siamo qui con Max Nardari. Benvenuto. Ciao, eccomi qui, benvenuti voi. Eccoci qui Ciao nel mio Max, come va? studio. Sono contento di fare questa bella chiacchierata con te. Infatti vediamo innanzitutto lo studio bellissimo, c'è un po' di musica, ci sono libri, ci sono locandine anche, quindi capiamo subito un po' tutta la tua storia, perché tu non sei solo cantante musicista, ma sei anche un regista. Sì. Adesso noi ovviamente parliamo subito della canzone nuova appena uscita, che è in streaming dal 15 marzo e in radio dal 19, si chiama I Need You. Sì. Ecco, parlaci un po' del singolo che è un po' il tuo ritorno appunto alla musica in questo 2021. Allora, I Need You è un brano pop dance con sonorità elettroniche che è il secondo brano di uscita del disco che uscirà poi a ottobre. E, il primo video era sul tema del pianeta ecologico, quindi ho abbinato una canzone che avesse comunque dei rimandi agli anni 90. Già tutto l'album sarà un pochino con delle sonorità che riprendono un po' gli anni d'oro, io li chiamo, insomma, anche se sono adesso molto attuali alcuni suoni, abbiamo visto in tanti artisti internazionali. E quindi I Need You invece è un inno al cinema, nasce come, proprio come testo per omaggiare il cinema che è chiuso da troppo tempo e che noi registi soffriamo per questo, perché comunque è vero che ci sono le piattaforme, ma è anche vero che insomma la magia del cinema resta la magia del cinema, quindi comunque il totale silenzio, la totale concentrazione alla fruizione cinematografica è tutta un'altra cosa. Prima o poi riapriranno e quindi io ho voluto fare non solo scrivere un testo d'amore a un cinema che spero torni presto, ma anche coadiuvarlo con un videoclip d'effetto che unisse oltre al cinema anche la musica e la danza, perché c'è anche appunto un balletto, insomma un corpo di ballo hip hop molto forte, e, insomma del centro 6, la danza di Terni, quindi loro sono stati secondi al mondo nell'hip hop dei festival internazionali, quindi erano molto bravi. Ho unito quindi questa cosa del pop anche con il disco, inizia con un disco d'oro. E per poi parlare del cinema fantascientifico degli anni di Matrix, Gravity, Minority Report, tutti i film di fantascienza molto belli. Quindi è un video veramente dedicato al cinema, è una canzone dedicata al cinema. I Need You. Di cui ovviamente abbiamo bisogno, come di tutto il resto della cultura che appunto adesso è ferma. Ecco, tu hai citato danza, musica e cinema. Togliamo la danza, però musica e cinema hanno sempre fatto parte, insomma, della tua carriera lavorativa. Come hai vissuto, come stai vivendo questo stop, che speriamo, insomma, sia proprio alla fine e che, insomma, si possa ripartire davvero tra poco, però è stato comunque lungo. Beh, sì, nel senso che noi artisti dobbiamo ricrearci, se siamo veramente, guardiamo avanti, dobbiamo capire che in questo periodo, certo, dopo un momento di sconforto iniziale che per tutti è stato e lo è ancora, perché vediamo tanta incertezza ancora, se abbiamo la necessità di creare, dobbiamo farlo anche stando a studio. E quindi nel mio caso ho comunque portato avanti tre cose, io lo chiamo il TRIS, che sono un disco, un film e un libro. Nel giro di poco tempo usciranno tutti e tre, per cui I Need You è la prima uscita, che appunto è anche la sigla di un film. Forse non lo so se lo sa, lo sapevi? Si chiama Diversamente ed esce su Amazon Prime alla fine di aprile ed è un film molto carino perché unisce dei cortometraggi che io ho fatto negli anni con dei nomi importanti, tutti sono cinque storie di diversità, si chiama Diversamente e all'interno abbiamo Michele Andreozzi, Alessandro Borghi, abbiamo anche un Giancarlo Magalli che ci fa un cameo, la figlia di Mara Venier, Elisabetta Ferracini, poi insomma tanti altri, Simone Montedoro, il capitano di Don Matteo, oppure Euridice Axen, che abbiamo visto sul film di Sorrentino. Quindi sono molto contento di aver unito questi episodi in un film che parlerà proprio di diversità in maniera ironica, con il sorriso come amo fare io, e I Need You è anche la sigla del film, quindi insomma c'è una duplice valenza perché è sia parte dell'album sia sigla del film in uscita, quindi ho trasformato diciamo questo periodo nero in qualcosa di creativo, ovviamente con molte difficoltà perché però anche quest'idea di unire questi lavori già fatti è stata una buona idea perché in questo momento su Amazon escono tanti film.
sulle piattaforme, quindi magari non uscirà al cinema, ma esce un altro prodotto mio. E quindi anche mi incentiva gli altri artisti, insomma, a non buttarsi giù, a inventarsi qualcosa, perché è l'unico modo, perché se no abbiamo difficoltà a incontrarci, quindi a meno che giriamo in alcuni set, si gira, ci sono tanti set aperti, però i costi per le misure anti-Covid sono molto elevati, per cui le grosse produzioni possono permetterselo, quelle più piccole, tipo la mia, devono aspettare oppure intanto fare altre cose. Questo è un po' il riassunto, diciamo, perché ho una produzione che si chiama Reset Production, è indipendente e ha scelto di esserlo proprio per fare arte nelle molteplici forme, a quel punto posso dire. Adesso posso dirlo, prima era più cinema, ora è anche etichetta e poi, insomma, con la Reset uscirà anche il libro, quindi a quel punto possiamo dire che molteplici... Completo, percorso Se... completo, no, infatti assolutamente hai fatto bene anticiparlo, ci sarei arrivata appunto all'ultimo film. Ecco, tra l'altro oggi, noi ci sentiamo oggi venerdì 2 aprile, è anche la giornata mondiale per la diversità, per l'autismo soprattutto, però insomma sono sempre tematiche che è giusto sottolineare non solo in queste giornate, quindi trovo che sia anche un ottimo modo per parlare di attualità, d'altronde di questo si parla e l'arte ha sempre parlato anche di attualità e deve farlo, È così vero, hai come. fatto bene a sottolineare che oggi la giornata è vero, sarebbe stato meglio uscire oggi, però insomma abbiamo dovuto fare un po' di movimenti, usciremo poi più avanti, Ma però certo, ma intanto poi è un il tema è periodo. attuale. Certo, il tema è molto attuale, è giusto per la giornata, sì, di oggi. Anzi, è bene anche parlarne appunto, soprattutto negli altri giorni, perché poi si rischia sempre di dimenticarle queste cose. Non è che c'è un giorno solo su questo tema. Esatto. Tra l'altro la tua casa di produzione quest'anno compie 18 anni, è del 2003, quindi diventa Non è maggiorenne. vecchio. È vero, sì, è del 2003, è nata come ditta individuale, ha realizzato tanti cortometraggi, ho realizzato con prima i videoclip da Fabrizio Moro a tanti altri artisti, poi pian pianino, avendo fatto la scuola di regia alla NUCT, ho poi deciso con un'altra persona, poi per conto mio, perché mi sono poi ritrovato spesso da solo a fare tante cose, però cioè, un team di collaboratori ovviamente a seconda del progetto, quindi ho degli esperti per esempio di effetti speciali come Emiliano Leone con cui sto portando avanti da tanto tempo anche questo festival di Venezia. Ultimo c'era la presentazione del mio videoclip fatto con quello di Fragile, che è il precedente videoclip, che ha avuto questa grandissima opportunità di essere presentato a Venezia. Quindi comunque i professionisti ci sono e nel momento giusto. La cosa bella è essere anche liberi di organizzare i propri spazi e di insomma collaborare. La Reset è cresciuta e ha fatto anche un film, è uscito al cinema 2 anni fa o 3 anni fa, che si chiama La mia famiglia su quadro, l'ha prodotto interamente la Reset, proprio perché ho aspettato anni dietro a produttori, persone che comunque ti promettevano cose o avrei rinunciato alla regia e non volevo assolutamente rinunciare a una storia che era stata scritta proprio autobiografica. E la mia famiglia su quadro è su Amazon Prime, ma a breve sarà sulla Rai. Quindi, insomma, sto aspettando che esca su Rai 1 ed è un film family molto carino con Eleonora Giorgi, Bianca Nappi, Marco Cocci. Sono degli attori bravissimi, importanti e il film è veramente una favola all'americana, è un film veramente che ha avuto tanto successo. L'abbiamo presentato a Tokyo e poi in giro anche in altri paesi esteri. Ha vinto anche il Leone di Vetro a Venezia, che è un premio per i registi veneti. Io sono veneto e quindi ci tenevo a dire che questa è stata la cosa più importante che ha realizzato la Reset, visto che mi chiedevi, diciamo, del 18° anno. Ora, visto che sono in una fase di grande fermento creativo, stiamo più sulla musica in questo momento e quindi sto focalizzato sull'album che esce fra un pochino, insomma, ottobre. Stiamo preparando dei videoclip nuovi, insomma, sono in pieno voglia di fare cose, ecco, anche perché forse questa costrizione ci porta anche a voler esplorare nuovi mondi e a non
restare, perché poi, sai, il film è veramente difficile fare un film, ci vuole dalla sceneggiatura, dal soggetto alla sceneggiatura, trovare i finanziamenti, riuscire con gli attori a chiudere con gli agenti. Quindi un film ha bisogno, necessita di veramente tanto tempo e tanto lavoro. Non è detto che se tu parallelamente fai anche musica, tu non possa essere, come definisco io, un artista multifunzionale, quindi un creativo su più fronti, e una cosa non esclude l'altra. Anzi, una cosa aiuta l'altra, a mio avviso. Ho ascoltato troppe persone che mi dicevano di non essere dispersivo e ho scoperto che invece non, ora che sono a favore di questa dispersività, chiamiamola pure nella sua eccezione negativa, mi ha dato tutto l'energia che prima mi era mancata. Quindi quando io finisco un brano ho più voglia di scrivere un film. Mentre prima magari aspettavo solo di una cosa che andasse in porto e magari non ci andava e mi deprimevo. Quindi sai, soldi di terapista, devi andare dallo psicologo perché ti butti giù come tantissimi colleghi e no, non si è fatto il film, non si è riuscito a fare. Invece io nel frattempo, mentre faccio un film, intanto lo lascio, no, gestire, crescere e trovare magari il momento giusto per poterlo realizzare. Nel frattempo intanto preparo un brano e questa cosa a me mi aiuta anche Riempie a le giornate, certo. Riempire, sì, poi anche cose che escono e comunque hanno un loro iter molto concreto, cioè ecco, poi parliamo proprio di cose concrete, cioè sono riuscito a concretizzare molto di più da solo che con altre persone, è incredibile, perché si vede che ho una mente anche un po' produttiva, oltre che creativa, però ovviamente è chiaro che sei anche più piccolino, perché quando sei con dei grossi major hai magari sbocchi più grandi, eclatanti. Però è il prezzo da pagare anche non essere liberi, quindi poi ho scelto anche un compromesso, quello di essere più, cioè di essere aperto a nuove collaborazioni assolutamente, però a essere anche indipendente, è anche una scelta questa. Beh, non mi Quella... sembra che i successi siano mancati, quindi diciamo che No, no, comunque è comunque una scelta vincente, se non altro appunto parlavi proprio di attitudine, soprattutto per come si sta poi con se stessi. certo. Quanto ti ha aiutato questa sinergia di cui parli, insomma, a fare più cose diverse, ma non ovviamente opposte, perché ci mancherebbe, la musica poi entra nel cinema e viceversa. Però girare anche videoclip con cantanti italiani importanti, quanto ti aiuta poi per la tua musica, quella che fai tu da solo come Max Nardari? Aver realizzato videoclip per altri cantanti è sicuramente una palestra perché ti riporta comunque a un settore legato alla musica che io poi avevo fatto soprattutto all'inizio, negli anni 2003-2004, tanti video, poi mi sono più spostato verso la commedia e ultimamente ho ricominciato a fare videoclip perché ho fatto il videoclip per esempio di Daniele Azzena, che è un cantante molto bravo, che fa insomma, è giovanissimo, e riportarti a fare videoclip è un esercizio continuo perché comunque ha un tipo di grammatica diversa da quella del cinema, perché comunque ci sono dei tagli veloci, ci sono delle riprese particolari fatte magari anche con la post-produzione che non utilizzi nel cinema, quindi è stato utile sicuramente. Per esempio, Emilio è un video che io amo molto perché appunto unisce più arti e questo è stato anche grazie all'esperienza, come hai detto tu, di altri artisti con cui ho realizzato dei videoclip. Ho realizzato anche dei video per una cantante, diciamo, canadese che si chiama Jacinthe, e quindi anche con l'estero ho lavorato negli anni, però ultimamente appunto avevo un pochino messo da parte la musica e di conseguenza anche il mondo del videoclip, che è un linguaggio anche a sé stante. E tornarci è stato anche una botta di energia perché comunque fare il videoclip è sempre molto bello perché c'è la musica, non sei legato all'audio, al discorso del parlato, quindi magari sai, nella cinema c'è il discorso di stare in silenzio, che bisogna fare la battuta, quindi è un altro linguaggio. Altrettanto interessante, ecco, quello del videoclip. Quindi sono contento di fare entrambi. Poi chiaramente per me il cinema è la cosa più importante, mi piacerebbe adesso fare il prossimo film e spero che si creino le condizioni giuste per realizzarlo.
Certo, adesso vabbè, ci sono degli appuntamenti importanti, quindi innanzitutto ovviamente invitiamo tutti ad andare ad ascoltare la canzone, questo ritorno appunto alla musica I Need You che è già disponibile. E poi appunto Diversamente che sarà presto su Amazon Prime, l'altro film, aspetta, ricordami il titolo del film che sarà in Rai, non, anche se non sappiamo ancora Si chiama quando. La mia famiglia a soqquadro, Ok, La mia famiglia perché su. già il titolo ti fa capire che è un family un po' all'americana, su un bambino che è l'unico della classe con i genitori insieme, quindi sono tutti separati e allora lui decide di dividerli. Quindi è la storia di un bambino che mette a repentaglio il tutto. Poi io adoro fare le cose all'incontrario. Normalmente il figlio di separati soffre, in questo caso il figlio di due che stanno insieme. Quindi anche questa idea, per dirti, era molto... nasce da un cortometraggio che alle mie spalle si chiamava Il regalo più bello e avevo già realizzato tanti anni fa, e poi da lì i produttori, sono anni che andiamo avanti, invece magari ho deciso ad un certo punto di realizzarlo io e nel giro di un anno l'abbiamo fatto, quindi questa è stata una grande prova per me. Chiaramente ho dovuto anche investire dei soldi, magari di guadagni di altri lavori e quindi mettermi in prova, cioè proprio in prima persona. Prendere in mano questo progetto, perché insomma un film costa, però è stata una grandissima soddisfazione veramente, per cui insomma non è detto che per forza bisogna fare con grandi major, ci sono delle situazioni in cui si può anche rischiare. Io l'ho fatto, ovviamente la fai una volta ogni tanto perché devi trovare dei finanziamenti, in questo momento c'è molta difficoltà, no? Per il motivo del Covid, per cui sto cercando di capire come collaborare con altre persone per il prossimo film. Ovviamente ne ho già due scritti, sceneggiatura già pronta, però appunto si devono creare le situazioni giuste. Nel frattempo ho scritto un libro però che esce a giugno. Infatti, appunto, non ti fermi mai, hai già altre cose in cantiere, però diciamo che almeno il pubblico sa già cosa ascoltare, vedere e anche cosa leggere. Quindi diciamo che c'è un 2021 Ah, wow! pieno per conoscerti e appunto, insomma, Sì, abbiamo dato qualche anticipazione, però poi bisognerà. parleremo ancora. Se ci sarà l'occasione di rivederci, mi farà piacere. Comunque, il libro è una specie di sintesi di tutto questo percorso ed è un mo manuale motivazionale per gli artisti. Quindi, è una cosa carina che farò uscire su Amazon e che comunque presenterò, se speriamo, nelle librerie e andare in tour anche con qualche brano come musicista. E quindi mi piaceva molto l'idea, mi è stato proposto e ho detto subito di sì. Era una cosa carina che mi sono messo a scrivere un po' ogni giorno e quindi avrà lo sbocco in estate, per i giovanissimi. Poi mi piace questo fatto di essere polivalenti, quindi mi piaceva raccontarlo e dare dei consigli. Che può essere di supporto, ovviamente, come dicevamo all'inizio intervista, soprattutto per il momento che stiamo vivendo. Quindi è Sì, giusto sì. parlare di arte, bisogna parlare di arte, oltre a farla, che adesso è anche difficile, giustamente come dicevamo, Sì, però ne certo. parliamo. Però ne parliamo e poi c'è questo discorso, come hai detto all'inizio, che il web è ormai fondamentale. Anche lì, per esempio, avevo una casa editrice che mi aveva proposto così, ma io chissà quando si usciva, il tempo che magari si chiude l'accordo con la casa discografica editrice fra 2 anni, e io fra 2 anni neanche mi interessava più scrivere di questo libro, quindi ho deciso di farlo uscire per conto mio. È sempre il solito discorso. C'è anche l'artista, bisogna anche in quel momento di tirar fuori un'idea e di portarla a termine. Purtroppo vedo tanti artisti che stanno appesi a situazioni infinite, che non portano a nulla e si deprimono proprio perché non hanno magari provato a utilizzare al meglio il web, come hai detto, no? Adesso è cambiato tutto, anche il disco non è più in CD, ma lo ascolti su Spotify, il brano lo ascolti su YouTube e il libro verrà venduto via internet prevalentemente, poi c'è anche cartaceo. Il film va sulla piattaforma di Amazon piuttosto che al cinema, ma speriamo poi al cinema di andarci con un altro film. Cioè, ci si reinventa in questo momento, se no veramente non possiamo Non si può fermare aspettare. l'arte, Non si può assolutamente. fermare l'arte. Never stop it. Assolutamente. Quindi innanzitutto I Need You è pronta per l'ascolto. Dopodiché appunto uscirà il libro in estate, diversamente invece questo mese su Amazon Prime il film. E quindi per tutti i lettori di ZTL Magazine che vedono l'intervista, insomma ci sono tante occasioni per conoscere Max Nardari che è stato qua oggi con noi. Grazie per la tua intervista, Max, grazie mille. Grazie, seguitemi sui social, anche YouTube Max Official.
e anche Instagram e Facebook e quindi e Spotify. Grazie a te, sei stata bravissima e grazie per la tua bellissima intervista. Ciao!